E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andremo a vedere come bloccare WhatsApp con Touch ID o Face ID sul nostro iPhone. Difatti, proprio in questi giorni è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp che ci consente di fare questa cosa in modo nativo, quindi senza jailbreak o altre cose strane. Tra l'altro, per chi fosse interessato, avevo già realizzato un tutorial simile. Con quella procedura potete bloccare qualsiasi applicazione, quindi se vi interessa vi lascio il link qua sotto nella descrizione o nelle i qua in alto. Bene, ma detto questo direi di iniziare subito con la procedura di WhatsApp. Allora, per prima cosa dovremo andare su App Store per controllare di avere l'ultimissima versione di WhatsApp. Per farlo vi basterà andare qua sul tab cerca, andiamo a cercare WhatsApp, eccolo qua, ci apparirà nella lista, quindi ci clicchiamo sopra. E ora, se qua vedete il tasto apri, vuol dire che l'avete aggiornato. Mentre se vi apparirà aggiorna, voi ci cliccate sopra, fate l'aggiornamento e una volta terminato potrete andarlo ad aprire anche voi. Bene, ora molto semplicemente su WhatsApp dovremo andare nell'ultima sezione, quella delle impostazioni, andiamo su account, privacy e blocco schermo. Ora, in base al nostro dispositivo, ci uscirà Face ID o Touch ID. Quindi andiamo ad attivarlo e ora avremo alcune opzioni. Con immediatamente ci chiederà il Face ID o Touch ID subito dopo averlo chiuso, mentre con un minuto, 15 o un'ora ce lo chiederà dopo tot tempo che non utilizziamo più WhatsApp. Io lascio su immediatamente, quindi andiamo subito a vedere se funziona. Andiamo ad aprire WhatsApp ed ecco qua la schermata di Face ID. Tra l'altro, una cosa interessante che volevo farvi notare è che se io mi sposto e non mi faccio riconoscere dal Face ID, vedete, non ci chiederà il codice come quando sblocchiamo il nostro iPhone, ma dovremo essere per forza proprio noi perché ci esce solo prova di nuovo con Face ID oppure annulla. Per quanto riguarda le notifiche, non preoccupatevi, perché potrete continuare a rispondere con la risposta rapida anche se questo blocco sarà attivato. Quindi detto questo, per questo breve video era tutto, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo alla prossima e ciao a tutti!